Promuovere la cultura dell'acqua significa diffondere, anche con iniziative artistiche come questa, la consapevolezza che l'acqua è un bene prezioso per tutta l'umanità e che usarla correttamente e tutelarla è un impegno di tutti. Così ha affermato il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, durante l'inaugurazione della mostra Il sogno dell'acqua, presentata il 31 maggio nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris e organizzata dall'Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cellamonte, realtà a cui partecipa 20 comuni del Monferrato Casalese. Alla presentazione sono intervenuti Laura Beccaria, assessore alla cultura del comune di Ozzano, il curatore della mostra Francesco De Bartolomeis e il maestro Pier Giorgio Panelli, uno degli autori della mostra. Al termine della presentazione l'attore Stefano Stevano ha letto il testo H2O della scrittrice Elisabetta Raviola. La rassegna è aperta fino al 7 luglio. Il sogno dell'acqua nasce a settembre dell'anno scorso, dopo una grande discussione etica, e il comune denominatore della mostra è naturalmente il tema dell'acqua, ma anche le terre del Monferrato, dove gli artisti vivono o lo frequentano.